Vandalinazione a Sarzana, il video delle scorribande pubblicato su internet. L'assessore autodenunciatoli. Da lunedì entrano in funzione i 3 nuovi varchi della ZTL nel centro della Spezia. Ecco le aree coinvolte e le deroghe. Domani la Chiesa celebra la giornata missionaria mondiale. Oggi un concerto in piazza Cavour. Un riconoscimento per le donne che accendono una luce sul cammino di altre donne. Consegnato il premio FIDAPA. Tutto in meno di 2 minuti, lo Spezia ribalta il risultato ed espugna Pescara 1-2. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Tele Liguria Sud. Apriamo questa edizione con la cronaca, parliamo di Sarzana dove questa notte sono entrati in azione i vandali e il video poi delle scorribande è stato pubblicato su internet e poi ripreso anche dall'assessore alla sicurezza del comune che invita i giovani responsabili di questi gesti ad autodenunciarsi. Tutti i dettagli nel nostro servizio. Hanno rovinato le aiuole in piazza Battisti a Sarzana, sradicando alcune piante e buttando a terra dei vasi. Poi si sono spostati in piazza San Giorgio, dove uno di loro si è arrampicato su un semaforo. È la notte brava di un gruppo di giovani che forse in preda all'alcol ha compiuto una serie di atti vandalici. Tutto documentato da un video che gli riprende anche il volto e che è stato pubblicato su Instagram. Da qui lo ha ripreso e pubblicato su Facebook l'assessore alla sicurezza del comune di Sarzana, Stefano Torri, accompagnandolo con queste parole. È giusto che sappiate chi ha strappato e sradicato le piante in piazza Cesare Battisti. Invito i fenomeni a presentarsi spontaneamente al comando di polizia locale per non aggravare la loro posizione. Oltre alla denuncia nei confronti dei ragazzi, il comune procederà ovviamente anche a chiedere il risarcimento dei danni. Questa mattina tutta la zona è stata ripulita e sistemata dagli operatori. E alla luce anche di quanto avvenuto la scorsa notte, dei furti che si sono verificati nei giorni scorsi, per volontà del prefetto, il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza esce dalla tradizionale sede della prefettura e il 25 ottobre prossimo si svolgerà proprio nel Palazzo Comunale di Sarzana. Un modo quindi per dimostrare ancora una volta l'attenzione per la questione sicurezza a Sarzana. E Sarzana sarà proprio il tema della discussione. Oltre al prefetto e al sindaco della città Cristina Ponzanelli parteciperanno il primo cittadino della Spezia, il presidente della provincia Pierluigi Peracchini, il questore della Spezia Silvia Burdese e i vertici locali delle forze dell'ordine. Continuiamo con la cronaca, è stato visto da alcune pattuglie della Polizia Municipale mentre urinava in strada su un caseggiato di via Sapri e vista anche la sua resistenza. Dopo che era stato fermato dagli agenti è stato portato nella caserma di via La Marmora. Qui al protagonista della vicenda, uno studente residente in città, è stato notificato un verbale di 5.000 euro per atti contrari alla pubblica decenza. E nel tardo pomeriggio di ieri la polizia è intervenuta nei pressi di una pizzeria in via 24 maggio per calmare un uomo in palese stato di ubriachezza che molestava i clienti. Appena gli agenti sono arrivati sul posto, l'uomo, un cittadino ucraino senza fissa dimora e gravato da numerosi precedenti, ha cercato ripetutamente il contatto fisico con gli agenti. Agenti che con l'ausilio anche dei militari dell'Arma dei Carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a farlo trasportare dal 118 al pronto soccorso. Due poliziotti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. E nella serata invece di giovedì 17 ottobre le pattuglie della squadra volante della Questura, coadiuvate dal reparto Prevenzione Crimine di Genova, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato in particolare alla prevenzione di reati contro la persona. I controlli si sono concentrati nel centro della Spezia, nei quartieri di Mazzetta, Migliarina e del Canaletto.
Sono state identificate 38 persone, delle quali 9 sono risultate gravate da precedenti di polizia e quindi sono in corso approfondimenti, controllati anche 20 veicoli. Da lunedì 21 ottobre entrano in funzione i 3 nuovi varchi di accesso alla zona a traffico limitato del centro della Spezia, che così si amplia, come era già stato previsto, dal piano urbano della mobilità sostenibile varato nell'agosto del 2018. Vediamo le zone coinvolte, le deroghe e tutte le informazioni utili nel nostro servizio. È pronto il nuovo sistema di controllo automatizzato degli accessi alla zona a traffico limitato. Gli occhi elettronici delle telecamere posizionati sui 3 nuovi varchi installati a inizio estate sono pronti a entrare in funzione 24 ore su 24. Dal lunedì 21 ottobre la zona a traffico limitato sarà ampliata e i nuovi 3 varchi per registrare l'accesso dei veicoli saranno funzionanti. Come previsto dal piano urbano della mobilità sostenibile, approvato ad agosto 2018, la zona a traffico limitato Centro Torretto si amplia con i 3 nuovi varchi: Varco Chiodo in via Domenico Chiodo intersezione via Persio, Varco Mazzini in viale Giuseppe Mazzini intersezione via Massimo D'Azeglio e Varco Diaz in viale Italia. La zona a traffico limitato, denominata ZTL Centro Torretto, va quindi ad essere compresa tra le vie Mazzini, Chiodo, Diaz, Piazza Verdi e via D'Azeglio. Questo, spiega l'assessore alla mobilità Christopher Casati, è solo l'inizio della rivoluzione per la mobilità spezzina, che dovrà essere sempre più sostenibile. Un provvedimento, prosegue l'assessore, che tiene conto del commercio e delle attività della zona, delle fasce deboli, in quanto i disabili muniti di contrassegno potranno accedere alla ZTL, così come coloro che necessitano di oltrepassare i valchi per una visita giustificata da apposito permesso. L'ingresso invece per i portatori di handicap è consentito, ma è necessario inviare una preventiva comunicazione tramite mail a mobilita@comune.sp.it o rivolgendosi agli uffici relazioni con il pubblico di Palazzo Civico. Invece, i portatori di handicap che occasionalmente transiteranno potranno chiamare anticipatamente il numero gratuito 817 84 88. Ricordiamo invece che per i velocipedi, ciclomotori e i motoveicoli l'entrata è libera. Chi per motivi d'urgenza transiterà nella zona a traffico limitato potrà, entro le 24 ore successive, inviare una mail alla Polizia Municipale. Per tutte le altre richieste è possibile contattare Mobilità e Parcheggi in via Aurelia Saffi 3. Il comune di Brugnato solidalizza con gli agenti della Postrada che hanno espresso nei giorni scorsi difficoltà ad operare ed esprime indignazioni per la gestione della rete stradale da parte della SALT. Dopo anni di quasi totale abbandono delle infrastrutture viarie, si legge in una nota unitaria, nell'imminenza della scadenza della concessione, ha sottoposto i viaggiatori a una serie infinita di interruzioni per lavori, penalizzando in modo particolare i pendolari che ogni giorno sono costretti a servirsi dell'autostrada. Tutto ciò, così conclude la nota, rende ancora più grave l'inadempienza. Il nuovo governo e la nuova stagione politica, l'impegno della sinistra per i lavoratori e per l'Italia. Di questo hanno discusso oggi pomeriggio Andrea Orlando, il vice segretario nazionale del Partito Democratico, e Arturo Scotto della segreteria di Articolo 1. Per noi erano presenti all'incontro Sergio Diofili e Laura Ivani. Vediamo. C'è un doppio attacco di fatto al Premier Conte sul tema della manovra, da una parte Renzi, dall'altra parte Di Maio, in piazza tra l'altro c'è in questo momento il centrodestra e la Boschi addirittura indica il PD come il partito delle tasse. C'è ancora di fatto una fiducia a questo governo, è ancora in piedi? Ma è giusto che si chiarisca questo elemento, perché francamente nel giorno in cui Salvini riempie la piazza questo tipo di attacchi non fanno che esporre la maggioranza e il governo a fibrillazione, a rischi che francamente sono sconcertanti ed incredibili. Io mi auguro che non sia nata una nuova ed ulteriore forza
che ha come ragione sociale di attaccare il PD, perché queste di forze così ce n'erano già abbastanza. La fiducia a questo governo è già tramontata? Mi preoccupa molto questo palleggio all'interno della maggioranza tra Italia Viva e Movimento 5 Stelle, che ha un unico obiettivo: bombardare il Premier Conte e far passare una linea curiosa. Si sostiene che bisogna fare la lotta all'evasione e poi si apre una polemica incredibile, incomprensibile e più sul tetto del contante. Occorre invece valorizzare le parti positive di questa manovra. Finalmente si va verso la distribuzione maggiore di risorse verso il lavoro, a partire dal cuneo fiscale. Si mettono soldi sulla sanità pubblica dopo anni di tagli e si abolisce il super ticket. Si apre una stagione di investimenti pubblici orientati all'economia verde che può rappresentare il punto di svolta per l'economia italiana. Oggi c'è un primo incontro, un primo confronto con Articolo 1 qui sul territorio in vista delle regionali del 2020. Si parte dai temi, ma quali sono i temi in cima all'agenda? La difesa dello Stato sociale, della scuola, della sanità, dei servizi. Credo che sia molto buono il fatto che nella manovra sia previsto l'asilo nido gratuito per le fasce medio-basse di reddito. E ancora sui temi ambientali, temi sui quali c'è anche molto da discutere nella nostra realtà. Occorre mettersi a discutere insieme ad associazioni, sindacati, forze sociali che nel corso degli ultimi anni sono state abbandonate dal governo regionale, sono state tenute fuori dalla porta, e un nuovo centrosinistra o riparte dalla sua base sociale oppure non ce la fa. Per il secondo anno consecutivo la giunta Ponzanelli, siamo quindi a Sarzana, ha dettato le linee di indirizzo per la stesura del bando pubblico per l'individuazione delle borse lavoro. L'obiettivo del progetto è quello di fornire un sostegno al reddito ai soggetti che hanno difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro tramite un'esperienza lavorativa retribuita nell'ambito dei lavori socialmente utili. Invece il Comune della Spezia intende promuovere e sostenere attraverso l'erogazione di contributi la libera iniziativa di enti e associazioni nella realizzazione di una serie di spettacoli ed eventi tra l'autunno 2019 e l'inverno 2020. A tal fine organizzazioni, associazioni, enti, comitati, società dotati di statuto e senza scopo di lucro possono avanzare le proprie proposte aperte e gratuite al pubblico, che possono riguardare eventi di musica, teatro, danza, arti visive, attività ludiche, sportive, intrattenimento per i bambini e attività di strada. Tutta la modulistica è reperibile sul sito del Comune della Spezia. E la Liguria continua ad essere interessata dall'importante fase di maltempo, questo almeno fino a lunedì prossimo. Si prevedono piogge diffuse e persistenti di intensità generalmente fra moderata e forte. Questo ha portato alla decisione di prorogare l'allerta meteo in corso. Come vedete dalla nostra immagine, l'allerta per quanto riguarda la provincia della Spezia è di colore giallo e resterà in vigore fino alla mezzanotte di domani, domenica 20 ottobre. E vediamo ora, come ogni sabato, quali sono le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico Avvenire. Tre parole per un anno, la missione, il creato, la parola. Il Vescovo Palletti ha sintetizzato così i temi salienti dell'anno pastorale. Dobbiamo avere la prospettiva di essere maggiormente in comunione gli uni con gli altri, secondo le esigenze del nostro tempo, ha detto il Vescovo, e trovate in apertura di Avvenire una parte della sua omelia. Il box centrale è dedicato al mese missionario e domani la Chiesa Cattolica celebra la giornata missionaria mondiale. In tutte le chiese, oltre alle preghiere e alle riflessioni sul tema missionario, vengono raccolte offerte che la diocesi invierà alle pontificie opere missionarie. A centropagina l'associazione Partigiani Cristiani ha scelto il nuovo presidente, si tratta di Franco Bracali.
E infine i volontari per aiutare la famiglia. Il Vescovo apre un nuovo corso, un corso di formazione destinato a coloro che desiderano vivere un'esperienza formativa riguardante la pastorale familiare, coppie religiose, animatori. Il via domenica prossima alle 16 nel Salone San Vincenzo a Casa Massà. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico Avvenire. A causa del maltempo è stata annullata la processione che si sarebbe dovuta svolgere domani pomeriggio da Borghetto Vara al santuario di Nostra Signora di Roverano per ricordare le vittime dell'alluvione del 25 ottobre 2011. È invece confermata la celebrazione della messa alle 17 al santuario. E in occasione del mese missionario indetto da Papa Francesco si è svolto oggi in Piazza Cavour un concerto organizzato dal Centro Missionario Diocesano. Vediamo il servizio di Aurora Razza con le immagini di Davide Morina e Francesca Salvini. Ecco, qual è lo scopo di questa giornata? Lo scopo di questa giornata è fare in modo che ognuno che è stato battezzato sia cosciente che è partecipe della missione di Cristo, quella di annunciare che Gesù è Lui, il Salvatore. E quindi non solo quelli che partono e che vanno lontani, quelli sì hanno il compito importante, però ognuno che crede in Gesù e che è battezzato deve essere cosciente che deve essere missionario, cioè testimoniare con la sua vita, con le opere di solidarietà, di amore, di giustizia, ecco. Testimoniare che è bello seguire Gesù. Mi pare questo sia uno scopo grande, ecco, di questa giornata missionaria. Quali eventi sono in programma? Quello che stiamo vivendo ora è un concerto del coro Elichia, un coro multietnico, quindi che proviene da tutto il mondo e propongono canti proprio della tradizione internazionale e mondiale. Domani è la giornata missionaria mondiale, quindi è il centro di tutto il mese missionario che quest'anno il Papa ha dichiarato straordinario dal titolo appunto Battezzati e Inviati. E l'ultimo evento è mercoledì prossimo 23 ottobre alla parrocchia di Pian di Follo. Ci sarà l'ultimo evento così di preghiera che è una celebrazione che si chiama celebrazione al fonte battesimale. Quest'anno dicevamo appunto che il tema è battezzati e inviati, quindi molto è incentrato sul nostro battesimo. Domani appunto sarà la giornata missionaria e si potrà contribuire però anche con opere concrete. Sì, soprattutto con la preghiera, con l'impegno, la testimonianza, ma anche con le offerte, perché questi nostri fratelli che sono in territori così disagiati possono e devono avere l'aiuto da noi che siamo qua e che siamo fratelli in Cristo, e quindi domani invitiamo tutta la diocesi ad essere generosa nelle offerte, quindi ogni parrocchia proporrà una bustina, ognuno metterà la sua piccola offerta e tutto contribuisce ad aiutare questi nostri fratelli. Artigiani e imprenditori oggi in piazza per il CNA Day, un'occasione per l'associazione di categoria per presentare i propri servizi e anche per richiamare l'attenzione sul peso della tassazione. Il servizio con le immagini di Davide Morina. La CNA della Spezia si è presentata oggi in piazza per il CNA Day, un'iniziativa che ha coinvolto altre 4 piazze della Liguria. Nell'ambito della manifestazione anche una conferenza stampa sul peso della tassazione per i piccoli artigiani e le imprese. Il messaggio, sostanzialmente, parlare di tassazione è una cosa molto complicata. Noi oggi partiamo da una provocazione che da diversi anni stiamo facendo. Per essere un piccolo imprenditore oggi si deve sapere che il 60% del proprio reddito, dell'utile dell'impresa, viene consumato da quella che è la tassazione e da quella che è la contribuzione. Quindi è un elemento importante da tenere conto, soprattutto per quelli che vogliono iniziare un'attività imprenditoriale. CNA Day, l'associazione si presenta e presenta anche i risultati 2019 dell'Osservatorio Nazionale Comune che vai, fischio che trovi. Qual è il risultato spezzino?
Beh, siamo al sesto anno del rapporto di CNA nazionale come osservatorio sulla tassazione globale sulle piccole e medie imprese. Il risultato della nostra città, diciamo così, è migliorato perché abbiamo guadagnato 4 giorni. Nel nostro Tax Free Day si è attestato per il 2019 al 2 agosto, quindi rispetto al 6 agosto dell'anno scorso abbiamo avuto un miglioramento. Quindi siamo tra Bolzano, che ha avuto la migliore performance, e Reggio Calabria, che comunque ha concluso l'11 settembre, il giorno in cui gli imprenditori hanno terminato di lavorare per pagare le tasse e poi hanno potuto cominciare per produrre reddito per l'impresa e per la famiglia. Devo dire che nonostante abbiamo guadagnato 4 giorni nella classifica generale, siamo slittati dal 60° al 64° posto, e questo per un altro aspetto che oggi vorremmo evidenziare, e cioè quello che è il peso delle imposte e delle tasse locali che poi vanno a incidere, perché nell'immaginario collettivo tutte le imprese hanno la stessa tassazione dal nord al sud. La realtà è decisamente diversa. Oggi avremo modo di andare più nel profondo di questa particolarità. Un appello da parte di artigiani e imprese rivolto anche all'amministrazione locale. Noi come città siamo molto sensibili, siamo la città che fa pagare meno tasse della Liguria e non solo, e quindi questo sicuramente è un appello che va condiviso e sostenuto, perché se non rispettiamo chi lavora, chi rischia del proprio e mettiamo una tassazione non sopportabile, alla fine si fa il male di tutti, perché senza risorse poi non si possono garantire servizi pubblici, in primis ai più deboli. Quindi bisogna assolutamente ascoltare questo appello, però il tema va affrontato a livello, prima a livello nazionale, poi regionale e comunale. E lunedì sera andrà in onda uno speciale dedicato proprio al CNA Day. Prosegue l'iniziativa del Comune di Bolano, che ha deciso di consegnare una targa alle attività commerciali e artigianali che operano sul territorio da oltre 50 anni con continuità nella gestione familiare. Oggi la targa è stata consegnata al panificio Penna, attivo dal 1936. Ci spostiamo a Monte Marcello, la sede è quella storica in via Corvo 47, ma l'ufficio postale è completamente rinnovato e questa mattina ha riaperto i battenti. L'ufficio è privo di barriere architettoniche, ha impianti di sicurezza all'avanguardia, infissi blindati e connessione gratuita ad internet. Inoltre è disponibile uno sportello ATM Postamat di ultima generazione. L'ufficio postale è aperto al pubblico il sabato dalle 8:20 alle 12:45. Un riconoscimento pubblico di donne che con il loro esempio accendono una luce sul cammino di altre donne. Questo è il messaggio del premio FIDAPA di quest'anno, arrivato alla 15ª edizione. Vediamo il servizio di Aurora Arazza con le immagini di Davide Morina e Francesca Salvini. Si è svolta oggi la premiazione del 15° premio FIDAPA BMP Double Cup. Sono molto contenta di questa giornata, perché veramente ha dato modo a 3 eccellenze in diversi campi, sia nel campo giovanile, sia nel campo artistico e sia nel campo della scienza, di premiare 3 giovani donne, tra l'altro tutte giovanissime, con un grande entusiasmo. E questo avete già sentito, avete già parlato con le premiate, e questo per noi è veramente un grande, grande piacere, proprio riuscire a portare avanti questo premio che accende praticamente la luce per tutte le donne. Lei è la vincitrice del premio FIDAPA categoria leader, qual è l'emozione? L'emozione è incredibile, perché mi trovo qui in questo posto circondata da donne che sono leader nel loro settore, e mi sento onorata e grata per questo premio e per il fatto di ricevere tanto affetto, e anche per il fatto che il lavoro che sto facendo venga riconosciuto in questo modo. Quindi è una grandissima soddisfazione per me essere qui oggi. Ecco, alle giovani donne, ma non solo, ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro, anche nel suo campo, cosa si sente di dire?
di credere in loro stesse, e anche se sembra banale, di guardarsi dentro e rimanere sempre oneste con la loro vera natura, senza farsi abbattere dall'ambiente esterno, dagli altri. Quali sono le emozioni a caldo? Guarda, emozionatissima perché è un premio assolutamente inaspettato, però si tratta di un premio molto prestigioso e quindi non posso fare altro che ringraziare la giuria, perché comunque si tratta di un premio a livello europeo e quindi sicuramente il mio curriculum è stato scelto fra tanti, e ovviamente la sezione di La Spezia, che ormai da 15 anni organizza questo premio con particolare successo. Quali sono i progetti futuri? Io mi occupo di project management, scriviamo progetti per ottenere i fondi europei. I progetti futuri sono quelli di continuare a sviluppare lo studio che guido ormai da 5 anni. Ci siamo dati degli obiettivi a medio e lungo termine, speriamo di raggiungerli. 2025 studio a Bruxelles, questo è il primo obiettivo. Oggi è stata premiata con il premio speciale della giuria, qual è l'emozione? Sono molto orgogliosa di questo premio, mi fa molto piacere essere premiata da donne in un mondo in cui non è sempre semplice muoversi da donna, e ringrazio molto FIDAPA, sono molto contenta. Per i progetti futuri, quali sono le idee, se ce ne sono già, e quali sono gli intenti? Allora sì, ho diverse cose in cantiere, però non svelo nulla, basta, tocca seguire il mio profilo Facebook Valentina Pira e vedere che cosa succederà più avanti. È stato ratificato l'accordo triennale di collaborazione tra il Comune di Stazzema e l'associazione Mangia Trekking per contribuire alla valorizzazione turistico-sportiva del territorio. L'ente e l'associazione collaboreranno anche per la diffusione della cultura del castagno e per la valorizzazione degli antichi mestieri. E torna domani in tutta Italia la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, l'iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dal Consiglio Nazionale degli Architetti e dalla Fondazione Inarcassa. Si propone di diffondere fra i cittadini la cultura della prevenzione, di accrescere la conoscenza del rischio sismico del territorio e di avviare un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare. E anche quest'anno la giornata nazionale sarà seguita dal mese della prevenzione sismica novembre 2019, durante il quale si terranno diversi incontri aperti al pubblico. E a causa del maltempo previsto per la giornata di domani è stata rinviata la festa della castagna che si sarebbe dovuta svolgere a Calice al Cornoviglio. Da lunedì 21 ottobre fino a giovedì 31 ottobre, festivi e prefestivi esclusi, dalle 8.30 alle 17.30, sarà istituito un senso unico alternato lungo la strada provinciale 331 per un intervento sulla galleria degli Scoglietti, siamo quindi a Lerici. Il transito di mezzi di emergenza e di pronto intervento sarà ovviamente garantito. Ci spostiamo allo sport e apriamo la pagina sportiva questa sera parlando di hockey, perché sale l'attesa a Sarzana per la partita che si disputerà appunto questa sera al centro polivalente. Una partita attesissima, l'hanno definita la partita dei sogni, perché l'hockey Sarzana giocherà contro il Barcellona. Questo per il primo turno del girone C di Eurolega. Una partita appunto attesissima, in quanto il Barcellona è una delle squadre più importanti al mondo per quanto riguarda l'hockey. Passiamo invece al basket. Lo Spezia Basket Club Tarros scenderà sul parquet domani al Palasprint per affrontare Altopascio. Dopo due vittorie nelle prime tre gare di campionato, la formazione spezzina è quindi alla ricerca di continuità. Di fronte avrà un avversario che sta affrontando un periodo non facile e che quindi è pertanto determinato a mostrare tutto il proprio valore. Praticamente per la prima volta in questa stagione il tecnico bianconero avrà a disposizione tutti i propri uomini. Palla a due domani alle 18 al Palasprint.
E passiamo al calcio con finalmente una buona notizia per quanto riguarda lo Spezia, perché gli Aquilotti riescono a pescare, a ribaltare il risultato, andati infatti in svantaggio nel primo tempo, ribaltano la situazione in meno di due minuti, in circa 100 secondi nella seconda frazione di gioco, e appunto espugnano il campo di Pescara per 1-2 e quindi vanno a vincere, conquistando tre punti fondamentali per risollevare le sorti della squadra e per risollevarsi dal fondo classifica. Andiamo allora ad ascoltare le impressioni dei due mister a fine gara. Una vittoria che lo Spezia ha costruito nel secondo tempo, due tiri in porta, due gol, Castrati mai impegnato, però siete stati bravi a sfruttare le occasioni avute. Ma noi oggi siamo stati bravi, come sono state brave tante squadre che ci hanno affrontato, dove in altre partite meritavamo nettamente di vincere, invece andavamo a casa senza punti. Oggi un secondo tempo diverso dal primo, dove chiaramente arriviamo da tre sconfitte e l'aspetto mentale non è dei migliori, sei contratto, sì, abbiamo mantenuto sto possesso, ma quando diventa sterile e non attacchi gli spazi è inutile. Nel secondo, per forza di cose, dovevamo accelerare, dovevamo essere più propositivi, abbiamo portato più uomini dentro l'area di rigore, qualche ragazzo è cresciuto in qualità, qualche pallone importante è arrivato dentro l'area e abbiamo vinto la partita. Poi diciamo che lei ha anche azzeccato le sostituzioni. Per una volta ci ho azzeccato, è andata bene, perché è chiaro che quando un ragazzo si impegna, si allena, va forte, è un dispiacere per un allenatore non farlo giocare. In quest'ultimo periodo Gudi Onsen ha fatto bene. Ci stava la sua presenza in campo perché stavamo avendo un forcing importante, lui ha un colpo di testa eccezionale e l'ho vista così e oggi l'ho azzeccata. Ma sono d'accordo sul discorso dei passiglioni Pescara, non sono d'accordo sullo Spezia. Spezia è una squadra forte, l'ho detto anche ieri, Spezia è una squadra forte, più completa di noi assolutamente, e lo ha dimostrato. Noi abbiamo fatto male, sicuramente male, facendo il primo tempo abbastanza ordinato, andando in vantaggio anche meritatamente, cercando anche il raddoppio in una situazione con Busellato. Il secondo tempo non siamo praticamente mai rientrati in campo, se non dopo il doppio schiaffo che abbiamo preso, ma ormai era tardi. Vediamo allora tutti i risultati dell'ottava giornata del campionato di Serie B. Cittadella Cosenza 1-3, Juve Savia Pordenone 4-2, Pescara Spezia 1-2, Venezia Salernitana 1-0, Virtus Entella Trapani 1-1, Benevento Perugia 1-0. Si giocheranno domani alle 15 Chievo Ascoli e Pisa Crotone. Sempre domani alle 21 Empoli-Cremonese, invece lunedì alle 21 in campo Frosinone e Livorno. Vediamo allora, alla luce di questi risultati, la nuova classifica, che è guidata dal Benevento a quota 18 punti, seguono a 14 Crotone, Empoli, Salernitana e Perugia, a 12 Ascoli, Venezia, Entella e Cittadella, Pordenone 11, Chievo, Pescara e Cremonese 10, Pisa 9, Cosenza, Spezia e Juve Stabia 7, Frosinone 6, Trapani 5, chiude a quota 4 punti il Livorno. E vediamo ora, come sempre in chiusura, le previsioni meteo per domani, una giornata che sarà caratterizzata dal maltempo. L'approssimarsi di un sistema frontale dalla Francia determina infatti un ulteriore peggioramento delle condizioni sulla nostra regione. Previste quindi piogge diffuse, anche forti, e possibili rovesci sia nella mattinata che nel pomeriggio. I venti saranno tra forti e di burrasca, il mare molto mosso. Le temperature oscilleranno tra una minima di 16 e una massima di 23 gradi. Vi ricordiamo quindi infine l'allerta meteo in vigore fino alla mezzanotte di domani, domenica 20 ottobre. E con il meteo, come sempre, si chiude il nostro telegiornale. A me non resta che ringraziarvi e augurarvi un buon proseguimento di serata. Grazie, arrivederci.